Passo alla seconda parte, andiamo un pochettino ad un livello di dettaglio maggiore. Cioè adesso abbiamo capito di cosa si occupa il diritto d'autore e un po' come funziona appunto la questione dell'acquisizione del diritto, però adesso non parliamo più di diritto d'autore al singolare come se fosse un tutt'uno, ma cominciamo a scomporlo, quindi zoomiamo meglio, mettiamo un po' a fuoco e vediamo che il diritto d'autore in realtà sono diritti d'autore, al plurale. Adesso non li leggete, ma lo schema voglio farvelo vedere così apposta per darvi l'impatto, per il colpo d'occhio di quanta roba è. Cioè, questi sono tutti, forse ne manca anche qualcuno perché qualcuno magari è sfuggito, però è uno schema che trovate, che deriva dal mio libro, quello Capire il Copyright, che dà appunto idea complessiva, una vista complessiva su tutti i diritti che la legge italiana prevede. Parlo da legge italiana ovviamente in questo corso, però vedete che c'è già una prima dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale dall'altra parte. Cioè diritti che hanno una vocazione appunto morale, d'autore, dopo ve li spiego meglio, e altri diritti che invece hanno la vocazione di, come dire, remunerare il creativo, remunerare l'autore della sua attività. E quindi permettono all'autore di vivere o comunque di avere un introito economico dallo sfruttamento delle sue opere. E questo è un po' il senso del copyright, del brevetto, della proprietà intellettuale, il fatto che per un certo periodo di tempo limitato, che poi adesso è sempre meno limitato perché siamo arrivati a 70 anni dalla morte dell'autore, quindi un'eternità sostanzialmente, però per un periodo limitato c'è solo un soggetto che può avvantaggiarsi economicamente di un'opera dell'ingegno, che è l'autore oppure i suoi cosiddetti aventi causa, cioè i soggetti a cui lui ha dato o ceduto questi diritti. Ok? E questo è il meccanismo con cui appunto i creativi si sostengono. Si dice che, e non è un caso che infatti nel codice civile italiano la parte sugli articoli sul diritto d'autore sono nel libro sesto che si chiama Il lavoro. Quindi non è un caso, perché le norme sul diritto d'autore sono un po' il diritto del lavoro di colui che di lavoro fa il creativo. Se uno fa di lavoro fa il funzionario presso un comune, è ovvio che il suo diritto del lavoro sono gli accordi sindacali del pubblico impiego e la legge sul pubblico impiego nei comuni, quello è il suo diritto del lavoro. Però se uno di lavoro fa lo sceneggiatore per le fiction, il suo diritto del lavoro è questa roba qua. Poi anche in quel caso lì forse ci sono accordi sindacali, ci sono categorie, contratto di lavoro e via dicendo, però questo è principalmente il diritto su cui lui che lui va a cedere e su cui contratta. Ok? Quindi vediamo adesso, visto l'impatto, vediamo le colonne un pochettino più nel dettaglio. Diritti morali d'autore. Allora, sono quelli che nello schema di prima io ho detto diritti tipo personale, perché in effetti hanno a che fare con la personalità dell'autore e non tanto con l'aspetto economico. Diritti sono diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità e reputazione creativa dell'autore. Già i primi due aggettivi creano non pochi problemi, perché inalienabili e inestinguibili cosa vuol dire? Che uno non li posso cedere per contratto, quindi non li posso non ci sarà qualcuno che li potrà gestire al posto mio, quindi rimarranno sempre nella sfera dell'autore e alla morte dell'autore ai suoi eredi. E quindi questo cosa vuol dire? Perché sono inestinguibili, vuol dire che poi, quando lui muore, non arriveranno mai i 70 anni della morte, come invece funziona per quelli patrimoniali. Questi verranno esercitati dai suoi eredi per i secoli dei secoli, finché si riesce a dimostrare, come dire, la discendenza. E questo non è da poco come cosa, perché vuol dire che dell'autore noi non ci liberiamo mai veramente. Cioè l'autore mantiene sempre un legame con la sua opera, anche quando ha ceduto tutti i diritti di tipo patrimoniale, ed è quello che succede, nel senso che se un autore è giovane, emergente, non ha un grande potere contrattuale, nella maggior parte dei casi le case discografiche, le case editrici, le case di produzione si fanno dare tutti i diritti, perché poi sono loro che li sfruttano in cambio di una, come dire, di un pagamento cash oppure di una percentuale sulle vendite. Però dal punto di vista del diritto, appunto dell'aspetto morale, noi dell'autore non ci liberiamo mai, solamente però in questi pochi casi. Quindi noi li vediamo, però vi invito a non ossessionarvi anche qua troppo con il discorso dei diritti morali, perché innanzitutto tenete presente che i diritti morali esistono solo negli ordinamenti figli del diritto d'autore francese. Noi siamo figli del diritto d'autore francese perché il diritto d'autore ci è arrivato
dalle leggi napoleoniche nel periodo del primi 1800 e quindi il nostro modello di diritto d'autore è stato derivato dalla codificazione francese, come tutto il nostro codice civile, tra l'altro. E idem la Francia, idem la Germania e via dicendo. Ad esempio, dove Napoleone non è arrivato, Inghilterra, non ce l'hanno il diritto morale d'autore, perché loro avevano il copyright, che era un'altra, era un diritto che era nato addirittura qualche decennio prima e aveva una vocazione diversa, che era appunto quella più di tutelare un settore industriale, che era quello dell'editoria, questa nuova forma di questo nuovo settore industriale che era nascente nel 1700. Quindi noi abbiamo questi diritti morali, noi siamo uno dei paesi in cui i diritti morali pesano di più, però appunto funzionano e entrano in gioco solamente in questi quattro casi. Ad esempio, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera. Cioè, l'autore ha sempre il diritto di essere citato e menzionato come autore. Anche, come vedrete nell'articolo 21, cioè salto di uno e vado sotto, il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore anche quando si è firmato come anonimo o pseudonimo. Cioè, anche quando per tutta la sua vita di creativo ha deciso di non firmarsi, può pentirsi a un certo punto, cambiare idea e far leva su un aspetto morale e dire: no, io adesso voglio che quelle mie opere vengano collegate al mio nome. E lo può fare di fronte a un giudice, cioè è un diritto che è previsto, riconoscere in giudizio, cioè di fronte a una corte. Oppure anche in caso di opere pseudonime. L'altro, che in realtà poi è il diritto che entra in gioco più spesso, è il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore. Cioè, anche quando l'autore ha ceduto il diritto di fare modifiche, che è un grande classico, cioè se un autore scrive un romanzo, cede poi alla casa editrice anche il diritto di farne modifiche, nel senso di derivazioni come un'opera, una versione teatrale, una versione cinematografica del romanzo. E quindi la casa editrice non deve più chiedere a lui il permesso ogni volta che viene, perché è già stato ceduto all'interno del contratto, quindi per tutta la durata del contratto la casa editrice sarà libera di fare modifiche, fare derivazioni del testo del romanzo, tranne il caso in cui queste derivazioni, queste modifiche vadano a toccare l'aspetto reputazionale, vadano a ledere questo aspetto appunto di lesione vadano a toccare l'aspetto di lesione della reputazione dell'autore. No, quindi vediamo se vi viene in mente un esempio. Quando è che un'opera, una modifica di un'opera può essere lesiva della reputazione dell'autore? Vi viene in mente un esempio? No? Pensate anche a un'opera di. Vi faccio l'esempio, vi do, vi imbocco, vi suggerisco la strada. Anche un'opera di musica classica, quindi dove cioè non è che ci sia un contratto in cui sono stati ceduti dei diritti, cioè i diritti sono proprio scaduti. No, Giuseppe Verdi o Wagner o Rossini, non ci sono più i diritti d'autore, quelli patrimoniali, perché sono scaduti da un bel po' anche. Ciò nonostante, gli eredi, dimostrando di essere eredi ovviamente, possono intervenire quando vengono fatte delle opere dei loro bisnonno, trisnonno o antenato, modifiche che siano lesive della loro reputazione. Non vi viene un esempio? C'è stato in realtà anche abbastanza di recente. Su, no, nessuno che mi fa l'esempio. No, lì penso che gli abbiano dato, anzi, lui abbia pagato un bel po' di soldi. Sì, capisco la battuta e concordo. Però lì penso che ci sia stato un accordo economico per cui Radiohead hanno preso la loro bella fetta e quindi nessuno si lamenta. E non credo che sia sufficiente a. Non è stata lesiva, può piacere, può non piacere, può essere considerata svilente o non svilente, ma non è a livello da, vedete qua dice, di essere lesiva della reputazione dell'autore. Però c'è un'ipotesi? Vedi che ci stai arrivando, sì, volevo arrivare esattamente a quello. Quindi fammi l'esempio. Quindi un brano musicale, lei dice associato, vabbè, siamo generici senza fare nome e cognomi, però. Un brano di musica, sì, no, la metto giù in forma più generica perché è successo in realtà una cosa simile all'estero, quindi non erano questi qua, ma era l'equivalente, per cui prendono un brano di musica classica e vengono cambiate un po' le parole e questo brano di musica classica sembra quasi un inno nazista o razzista o neonazista, no? E non è così difficile da fare perché basta che sostituisco il nome della donna amata che viene cantata all'interno del brano con la nazione o la patria, e
e già assume un significato magari molto diverso. Se poi aggiungo parole anche un po' violente, pesanti, allora ecco che scatta il discorso della reputazione dell'autore, perché quindi anche appunto il brano di musica classica di cui sono scaduti i diritti d'autore può arrivare a quel livello di appunto lesione della reputazione che fa sì che gli eredi dicano no, ecco, questa cosa non ci sta bene, non può essere fatta. Ok? Perché appunto viene associata ad un partito politico che ha delle idee particolari oppure alla pornografia, ad esempio. Ok? Quindi un autore di brani, ci sono dei musicisti che per lavoro fanno sigle e musica di sottofondo per la pubblicità e loro cedono poi questi brani a delle agenzie di cui loro non hanno veramente traccia di quello che viene fatto, perché poi loro vengono pagati cash per il lavoro. Però appunto, se tu sei convinto come autore musicale di fare opere che vanno a finire nella pubblicità e poi invece in realtà l'agenzia le vende a una produzione di film porno, magari a te non sta più bene. Perché? Perché non vuoi che il tuo nome venga associato e compaia nei titoli di coda dei porno. E questa cosa è legittima nel mondo del nostro diritto d'autore, in cui c'è un legame tra in cui c'è, rimane comunque un legame tra l'autore e la sua opera, anche di tipo appunto reputazionale. Quindi questi sono i due esempi classici che io faccio per farvi capire questo diritto. Infine, vabbè, l'ultimo, lo citiamo velocemente, il diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali. Cioè, la legge italiana prevede addirittura la possibilità per un autore che ha pubblicato l'opera e quindi è già stata distribuita, quindi lui ha già firmato contratto di edizione, l'opera è stata prodotta, è stata distribuita, lui può pentirsi di averla distribuita, di averla messa in commercio. Deve dimostrare che ci siano però delle gravi ragioni morali. Allora, in quel caso, di fronte al giudice, lui può chiedere che venga ritirata l'opera. Il problema qual è? Che l'articolo 142, che io non vi ho citato tutto perché è lungo, sottolinea che le eventuali spese per il ritiro dell'opera al commercio sono a carico di chi chiede il ritiro, quindi l'autore deve sapere che se agisce, se aziona questo diritto, dovrà poi farsi carico delle spese, perché pensate alla casa editrice o alla casa di distribuzione che hanno magari investito un sacco di soldi per promuovere un libro e poi si trovano a doverlo ritirare perché l'autore ha cambiato idea. Però può succedere, ad esempio, l'autore che scrive un romanzo biografico, non so, dedicato a suo padre, e poi scopre che il padre non è il padre, dopo che il libro è stato pubblicato. Oppure il padre viene arrestato per mafia, gravi delitti, e lui scopre dopo questi fatti. Quindi ovviamente lui dice, caspita, a me questo libro adesso danneggia dal punto di vista dell'immagine come autore, e quindi voglio ritirarlo. Come vedete sono casi non così frequenti, per questo che io vi dicevo, guardiamoli giusto per avere un'idea di come funziona il diritto d'autore, ma non ossessioniamoci troppo, perché entrano in gioco solamente in questi casi che sono abbastanza rari, no? Quelli che ci interessano di più, quindi se non ci sono domande vado avanti. Ecco, sì, prego. Quindi nessun tipo di contratto che chiede la cessione del diritto di paternità è legale. Esatto, Esempio. sì. Ripeto la domanda perché magari nella registrazione non si sente. Lui dice, quindi nessun contratto che chiede la cessione del diritto di paternità è legale. Non è che il contratto diventi nullo, però quella clausola lì è nulla, sì. E ti chiedo se nel caso ti fosse capitato tra le mani di darmelo, perché lo tengo come esempio di stupidarium del diritto, perché un avvocato che ha fatto un contratto in cui cede i diritti morali è uno che non passerebbe l'esame di diritto d'autore alla facoltà di giurisprudenza, perché è una delle regole, no? Come vedete, cioè, è uno degli articoli, dei primi articoli della legge. Quindi se io inserisco in un contratto un articolo, una clausola che cede il diritto morale di paternità, vuol dire che non so bene, non ho capito bene come funziona questa materia, quantomeno, scusate, quantomeno in Italia. Poi, Come funziona tipo per il ghostwriter il ghostwriter è un bel esempio, perché infatti il ghostwriter è una figura che arriva dall'ordinamento più che altro anglo-americano, no? Dove i diritti morali non ci sono, e quindi là effettivamente dell'autore ti puoi liberare. In Italia il ghostwriter è una figura pericolosa, perché in effetti potrebbe a un certo punto rivelarsi. Qual è il discorso? Che il ghostwriter lo tieni sotto scacco col contratto, cioè gli fai firmare un contratto in cui c'è una penale molto forte nel caso lui si rivelasse. Quindi lui il diritto ce l'ha sempre, però dal punto di vista del contratto, se fa sta cosa, potrebbe avere delle conseguenze economiche un po' pesanti. e quello possono farlo. Sì,
perché è su un altro piano, non è sul piano del diritto d'autore, è sul piano della, come dire, è come se fosse un non disclosure agreement, un accordo di non divulgazione. È un contratto, non è un però un contratto in cui tu cedi il tuo diritto di paternità a un altro non ha senso, perché la legge dice che non ti puoi liberare di questo diritto, sei tu l'autore. Al massimo puoi fare in modo che tu che non ci siano tracce della tua opera e che quindi far finta che l'abbia creata direttamente lui, ma non c'è bisogno, cioè scriverlo in un contratto è un nonsense, perché vuol dire che tu stai dichiarando di essere tu l'autore, ma ti vuoi liberare di questa, non ha senso, non puoi farlo. Ok, se non ci sono altre curiosità vado, perché in realtà stiamo perdendo forse già troppo tempo sui diritti morali, non volevo troppo, però mi interessava farveli vedere per sapere che, farvi sapere che ci sono. Però quelli su cui poi si gioca tutta la vita del diritto d'autore, che anche noi avvocati siamo chiamati a dover gestire, no? E anche domani, no? Cioè, coloro che verranno a sottopormi i loro casi, molto probabilmente me li sottoporranno in merito a uno di questi diritti o a tutti questi diritti, perché questi sono quelli che, come vi ho già spiegato prima, hanno una funzione di offrire agli autori una remunerazione economica, una possibilità di sfruttamento economico sulle loro opere, e sono quelli che poi entrano nei contratti, nelle licenze, no? Quando andate su un sito web e vi dicono accetta i termini d'uso di questo sito per poter scaricare le foto o per caricare le foto, quando andate a leggere, cosa che voi non immagino abbiate mai fatto, però qualora abbiate la perversione un giorno di andarvi a leggere, scoprirete che sono esattamente citati questi articoli, questi diritti. Allora, vengono detti diritti di utilizzazione economica, esclusivi perché sono esclusivi, nel senso che creano un rapporto esclusivo, cioè solamente un soggetto può sfruttarli e quindi esclude gli altri dallo sfruttamento in quel senso. E vengono, vedete, io ho messo dopo l'asterisco, sono detti anche diritti d'autore in senso stretto, cioè anche i diritti morali sono tecnicamente diritti d'autore, perché sono dei diritti dell'autore, della persona che crea. Però poi, visto che nella vita del diritto questi qua sono gli unici che vanno che si trovano poi all'interno dei contratti, poi quando tu dici hai ceduto i diritti d'autore, no? Sono questi qua, ti stai riferendo ovviamente a questi, perché gli altri non li puoi cedere. Questi sono, vedete, alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro. Quindi alienabili, esattamente il contrario di quello che abbiamo visto per quelli prima, e direi, per fortuna che lo sono, cioè se non lo fossero non servirebbero a nulla. Il loro lavoro è esattamente quello di essere ceduti, di essere alienati, ceduti ad un altro soggetto. Scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro, perché? Perché io posso decidere di tagliarli a fette. Cioè, o di cedere un diritto ad un soggetto e un diritto ad un altro, o addirittura scomporre un diritto in sottopezzi. Ad esempio, il classico esempio, il diritto di fare traduzioni, il diritto di tradurre l'opera, articolo 18. Io posso fare un contratto con un'agenzia francese per la traduzione in francese, una con un'agenzia tedesca per la traduzione in tedesco, una in spagnolo, una un'agenzia spagnola per la traduzione in spagnolo, ma anche con un'agenzia colombiana per la traduzione in spagnolo sudamericano, che è un po' diverso. Ok, quindi posso tagliare questo diritto in sottofette. Questi sono quelli che durano 70 anni dalla morte dell'autore. 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, sottolineo, perché non sempre le opere si scrivono da soli. Ci sono opere che vengono scritte da più soggetti, no? Quindi per sapere quando sono scaduti i famosi 70 anni devo andare a prendere l'ultimo autore morto e da quella data conto i 70 anni. Quindi a volte sono molti di più gli anni per un autore. Pensate ai figli di John Lennon. Perché vi dico? Cioè, i figli di John Lennon brindano tutti i giorni alla salute di Paul McCartney. Eh sì, perché più campa lui e più si allunga per loro la, capite, la tutela, perché le canzoni erano tutte firmate a due, no? Parlo delle canzoni dei Beatles, quindi quando erano Beatles e firmavano le canzoni in due, Lennon e McCartney. John Lennon è morto nell'80, ma in realtà i 70 anni non sono ancora partiti. Ok, quindi i 70 anni delle sue canzoni, delle canzoni scritte solo da lui, Imagine ad esempio, in teoria sono partiti, adesso si sono riusciti a inventare che Yoko Ono è coautrice dell'opera, follia totale, però sono riusciti a, sì, hanno tirato fuori, chissà come mai, ovviamente, no?
Ma le canzoni dei Beatles non sappiamo di preciso quando scadranno. Augurando lunga vita a Paul, i 70 anni scadranno, si inizieranno a contare quando morirà lui, anche quelli relativi alle, cioè anche la parte di diritti relative a John Lennon e ai suoi, e quindi ai suoi attuali eredi. Questi, adesso li vediamo velocemente, comunque sono il diritto di pubblicare l'opera, il diritto di riprodurre l'opera, di trascrivere l'opera, di eseguire, rappresentare e recitare in pubblico l'opera, che è quello, il diritto che si paga alla SIAE quando si fanno le serate, no? Questo è il diritto di tutte le volte che c'è un'esecuzione, una rappresentazione in pubblico. Il diritto di comunicare al pubblico l'opera, il diritto di distribuire l'opera, il diritto di tradurre l'opera, oppure di fare modifiche e elaborazioni dell'opera, oppure di fare pubblicazioni in raccolta, cioè unire la propria opera a quella di altri. Il diritto di noleggiare o autorizzare il diritto, il noleggio e il prestito della propria opera. E vabbè, il diritto di seguito su vendita di opere d'arte e manoscritti non ci interessa, perché è un diritto strano che agisce solo sulle opere che hanno un'unica copia, no? Quindi non è un vero copyright, è un non copyright, nel senso che agisce su, è un diritto di seguito sulle vendite di sculture, quadri, manoscritti, disegni, quelle opere che appunto non vengono riprodotte in copia. Ok, quindi questi sono appunto i diritti di utilizzazione economica dell'autore, degli autori. Ce ne sono altri, che sono la terza grande colonna del nostro schema che abbiamo visto prima, che sono detti diritti connessi. Connessi a cosa? Lo spiego nell'asterisco. Connessi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, quindi sono connessi all'esercizio dei diritti che vediamo, che abbiamo visto nella slide precedente. Però perché non vengono detti diritti d'autore questi? Perché non sono degli autori. Cioè sono di soggetti che fanno, non fanno il lavoro di creare l'opera, ma fanno altre attività che sono più di, possiamo dire, confezionamento e messa a disposizione del pubblico, produzione dell'opera. Quindi sono diritti esclusivi su attività simili o connesse a quelle tutelate dai diritti d'autore in senso stretto. E sono, ad esempio, li vediamo, il diritto del produttore di fonogrammi, il diritto di produttore di opere cinematografiche, audiovisive, i diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva, i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, diritti relativi a, ad esempio, non so, al ritratto, i cosiddetti, vengono chiamati diritti d'immagine. Occhio, perché questi si chiamano diritti connessi, ma non sono i fratelli poveri degli altri. Cioè, non è che pesano di meno, anzi, nel mercato attualmente probabilmente sono quelli che pesano di più. Cioè, vi faccio il classico esempio, diritto degli artisti, interpreti, esecutori. Quante volte siete andati a vedere un film al cinema sapendo chi erano gli attori principali, ma non sapevate chi era il regista? No? Vado a vedere, non dite mai, vado a vedere l'ultimo di, vado a vedere l'ultimo con. No, sono stato a vedere il film con Clooney e Julia Roberts. Perché effettivamente, sì, ovvio, i cultori del cinema hanno un approccio diverso, però nella maggior parte dei casi l'uomo della strada, e quindi in quel caso ovviamente il soggetto che ha anche un valore economico e quindi viene pagato di più nella realizzazione del film probabilmente è l'interprete, è il personaggio che dà la faccia al film, al protagonista, che compare sulla locandina. E lì sono diritti connessi, perché anche il diritto della, relativo al ritratto, il fatto di vendere la tua faccia. Pensate ai fotomodelli e le fotomodelle che compaiono nelle foto di pubblicità, no? Tu vuoi Kate Moss che ti fa la pubblicità al profumo, quindi vuoi Kate Moss con in mano il profumo. In quel momento lì Kate Moss non è interprete nemmeno, e non è neanche titolare di diritti d'autore, perché lei non sta interpretando un'opera, non ha scritto nulla. Il titolare dei diritti d'autore probabilmente è il fotografo che sta scattando la foto. Però nessuno sa chi è il fotografo, perché nella fotografia a volte in piccolo piccolo c'è scritto in un angolino, ma a volte nemmeno. Fateci caso. Quindi il diritto d'autore in quel momento va molto in secondo piano rispetto al diritto connesso, che invece è il diritto di lei che vi sta prestando la sua bella faccia e la sua notorietà per pubblicizzare il profumo o la borsa o le scarpe. Ok, quindi questo appunto per sottolineare che non pesano poco. Pensate anche al il produttore discografico, no? Cioè, quante volte dei musicisti sconosciuti e delle musiche di bassa lega prodotte però da uno importante arrivano sul mercato e hanno successo, no? Perché? Perché il ruolo del produttore è a volte quello chiave nel mercato musicale. Quindi un disco ciofega prodotto da uno importante diventa un disco che vende comunque, no? Quindi occhio appunto, si chiamano connessi ma non sono di secondo piano nel mercato.